Come non bastasse il gravissimo aumento del prezzo del carburante, ecco che si è aggiunta la notizia dello sciopero in Australia dei lavoratori del settore del GNL. L'Australia è il secondo esportatore al mondo e questa notizia è bastata per far impazzire i mercati e aumentare il prezzo del gas in pochissimi giorni del 40%. E a cascata anche l'elettricità, che infatti oggi in Italia si paga ben 140 euro a megawattora. Quindi noi siamo come Europa completamente tossicamente dipendenti dall'estero perché petrolio, gas e carbone, appunto, non ne abbiamo abbastanza in Europa e li compriamo dall'estero. Oggi siamo totalmente, completamente dipendenti dall'estero. Come fa quindi qualcuno a sbandierare il pericolo di un futuro rischio di dipendenza dall'estero sulle fonti rinnovabili? Perché è vero che magari un domani comunque compreremo molti impianti dall'estero. Ma un impianto a fonte rinnovabile, a differenza di una centrale fossile, una volta installato per 20 anni genera energia senza consumare una goccia di carburante, perché funziona a vento, funziona a sole che abbiamo e che sono gratis. Ecco, la Germania questo l'ha capito e recentemente ha semplificato ulteriormente i processi autorizzatori per l'installazione delle rinnovabili. Quindi chiediamo a questo governo e a questa maggioranza di procedere al più presto. Stiamo aspettando diversi decreti attuativi e poi la loro effettiva concretizzazione. Questo è il sistema per risparmiare miliardi. La Germania ha calcolato un risparmio annuale, tra gli 8 e i 15 miliardi di euro in bolletta, proprio accelerando sulle rinnovabili.